Siracusa ha persi ulteriori 28 milioni di euro e l'amministrazione comunale non trova il coraggio di dimettersi. Qualche mese fa, con la abituale saccenza e arroganza legata alla più assoluta ignoranza, l'amministrazione comunale di Siracusa aveva annunciato urbe torbi l'arrivo di due finanziamenti ciclopici, evidentemente grazie alla loro capacità, di ben 28 milioni di euro, e avevamo avvertito sui rischi connessi all'assenza dei progetti, ma la risposta era stata sempre la solita: siamo i più bravi a livello mondiale nel perdere finanziamenti statali, regionali e anche europei. Lo dichiarano Vincenzo Vinciullo, Fabio Lota, Mauro Basile e Vincenzo Salerno. Ora è arrivata la ferale notizia, da noi ampiamente anticipata: su 28 milioni di euro, evidentemente a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativi ai programmi sulla qualità dell'abitare, nemmeno un centesimo arriverà alla nostra città, perché siamo stati esclusi dall'elenco dei progetti dichiarati finanziabili. Di fronte a questa ennesima malafiura, ci saremmo aspettati le dimissioni immediate dell'amministrazione comunale di Siracusa. In tutti i paesi dove vige la democrazia, un risultato così negativo avrebbe visto i soggetti politici e amministrativi coinvolti darsi almeno alla macchia, ma a Siracusa così non è, e il sindaco del CGA e la sua giunta hanno deciso di rimanere al loro posto, incuranti del danno gravissimo che hanno arrecato ai siracusani. Una giunta dominata ormai, fatto acclarato, dalla Iella, direte voi? A dire il vero, hanno concluso Vinciullo, Alota, Basile e Salerno, anche Calenda se ne è dovuto rendere conto quando ha visto al suo comizio a Roma Francesco Italia e alcuni suoi amici accorsi per farlo travolgere dal loro infausto destino.